tutte voi e tutti voi. Noi, come sapete, e forse alcuni di voi sanno, dobbiamo ovviamente attendere le indicazioni della famiglia di Lidia, come giusto che sia per rispetto delle persone, prima ancora per rispetto di ciò che Lidia è stata nella storia di questa Repubblica. Oggi il messaggio del Presidente della Repubblica, in maniera molto semplice, dopo aver descritto quello che è stata la sua vita, conclude dicendo che è un'indicazione per le giovani generazioni, perché, ha sottolineato Mattarella, Lidia era instancabile, non solo nel ricordare, ma era instancabile affinché questa memoria fosse viva e ci orientasse anche di fronte ai pericoli di oggi e ai pericoli di domani. Anzi, aveva una sua curiosità per tutte le cose che si muovevano nella società, per tutti i movimenti. Aveva voluto partecipare, lei, che aveva una certa età, alla manifestazione delle sardine in piazza Mazzini, sotto il ghiaccio e la neve. Aveva voluto prendere parte a tutte le manifestazioni che poteva, qualche volta sfuggendo a chi si prendeva cura di lei per potersi bere un bicchiere di quello buono, perché forse Lidia ci avrebbe rimproverati, perché oggi siamo tutti commossi, perché siamo tutti solenni, e lei era il contrario della solennità, era il contrario del monumento, ma era invece una tipa combattiva, che rimprovererebbe perché usa un linguaggio non propriamente pacifista, era una femminista ed era orgogliosamente legata alla sua tradizione comunista, rivendicava questo suo, e lo rivendicava in un modo che però parlava anche agli altri, a tutte le altre e a tutti gli altri. Basta leggere tutti i messaggi che ci sono oggi su tutti i social per sapere che Lidia era un punto di riferimento. Perché? Perché quando Lidia criticava l'ideologia della crisi delle ideologie, e cioè il fatto che con la scusa della scomparsa dell'ideologia erano scomparsi i valori e non si attuava la Costituzione, e tornavano vecchie destre pericolose, e l'oppressione delle persone, la mancanza di giustizia, ebbene Lidia orgogliosamente rivendicava quei valori. E poi c'era un'altra cosa, soprattutto nell'ultimo periodo, non c'era iniziativa in cui Lidia non ci richiamasse il problema del linguaggio di genere. Era inaccettabile che la metà del genere umano, anzi puntigliosamente sottolineava che era la maggioranza, cioè le donne, fossero escluse anche solo dal definirsi come giusto che si possano definire. Tutto questo lo faceva anche in maniera allegra, sempre con